Ragazzi, benvenuti nel primo episodio delle reaction. Mamma mia, mamma mia! Ve l'avevo annunciato ormai mesi fa che sarebbero tornate dal 2024 le reaction incredibili, che sì, è vero, su questo canale già portavo le reaction l'anno scorso, si chiamavano le review-on, e se vi ricordate bene, quando parlo delle review-on viene sempre un po' da ridere perché sono stato un format fallito. Perché sono stato un format fallito? Perché alla base delle review-on c'era, sì, fare una reaction, ad esempio, su Se Scheletro, che probabilmente le continuerò a fare con loro anche ogni tanto, magari nelle puntate dell'anti-show. Comunque era fare una reaction a qualche cosa e poi giustamente quella cosa, vederla, giocarla, tutto quello di cui ho parlato nelle review-on non è stato possibile farlo, quindi diciamo che è stato un mezzo fallimento. Da adesso si chiameranno semplicemente reaction e sì, ci saranno, ne farò ovviamente di meno e saranno fatte solamente su prodotti che so che guarderò e giocherò. In questo caso, Poppy Pepe capitolo 3, se non si fosse capito lo sto aspettando con un godo incredibile, e poi sicuramente un'altra reaction sarà sul DLC del The Ring, perché il The Ring l'ho giocato, lo porterò anche sul canale e il DLC lo voglio giocare sicuramente. E poi ogni tanto, quando ci sarà qualche cosa che tira su un po' di godo, ci farò una reaction. Però è un format sicuramente secondario, che sì, ci sarà sempre sul canale e sicuramente lascerò review-on anche per quanto riguarda la puntata dell'anti-show con Sus e Scheletro, che torneranno a fare le loro incredibili review-on. Io sto registrando questo video, ragazzi, il 24 gennaio, e voi probabilmente lo vedrete, sto guardando il calendario Sus con scritto tutte le cose incredibili, lo vedrete nella settimana dopo, quindi la settimana dal 29 in poi, probabilmente il 30 lo vedrete, 30, 31 lo vedrete questo video qui. Purtroppo gennaio, ve l'avevo detto, era un mese un po' complicato per i video, infatti sono usciti un po' meno video, di solito faccio uscire almeno 3 video a settimana, in queste ultime settimane purtroppo i video sono stati un po' di meno, però tranquilli che da febbraio torneranno i video, torneranno 3 video a settimana, shorts, pam pam pam, si parte e si gode. Per quando vedete questo video sarà uscito il finale del capitolo 2, sarà uscito pure l'episodio extra sul capitolo 2, posso dirvi che il capitolo 2 mi rimarrà nel cuore, l'ho adorato, mi è piaciuto più del primo sicuramente. Il capitolo 1 per introdurvi al mondo di Poppy è perfetto, il capitolo 2 già ti dà molto di più, il capitolo 3 secondo me sarà tanta roba. E ufficialmente io del capitolo 3, come vi raccontavo, non so niente. Io sapevo dell'esistenza di Huggy Wuggy nel capitolo 1, sapevo l'esistenza di Mambi del capitolo 2 e basta. Del capitolo 3 io non so niente, infatti non ho più seguito la pagina Twitter, non ho seguito niente per quanto riguarda la Mob Entertainment, almeno per tutta la run del capitolo 2, perché volevo proprio rimanere all'oscuro su capitolo 3. Mi avete consigliato di vedere i trailer sul canale YouTube della Mob Entertainment. Io li stavo guardando a guardare su Steam, però mi avete detto: guarda, un ragazzo mi ha scritto guardali su YouTube che è meglio, vai sul canale. Vabbè, lo farò così. Me li sono preparati tutti quanti. L'unica cosa che ho letto riguardando il capitolo 3, e mi farebbe molto ridere per la coincidenza, è che io sto registrando questo video, appunto, come ho detto, il 24. L'unico commento che ho letto oggi sulla pagina Twitter dei Mob Entertainment è che forse oggi stesso dovrebbe uscire l'ultimissimo trailer del capitolo 3 con la data di uscita. Che culo, concedetemi questa cosa, che culo. Quindi adesso infatti è mattina presto, alle 10 di mattina, non è ancora uscito questo ultimo trailer, quindi adesso io registrerò la prima parte della reaction con tutti i trailer vecchi, dal primo addirittura di quasi un anno e mezzo fa, il primo teaser, eccolo qua, e poi se esce veramente l'altro trailer riediterò la parte 2 e la metterò nel video. Quindi ragazzi, una reaction bella corposa. Io direi di partire, sono veramente in hype, ho in mente ancora le cose del capitolo 1, capitolo 2, quindi sono veramente curioso di capire cosa succede nel capitolo 3. Il finale del capitolo 2, siamo deragliati col treno e si leggeva Playcare. Quindi ipotizzo che Playcare sia il luogo dove ci sarà il capitolo 3. Sono passati 2 anni, ci hanno lavorato, il capitolo 3 doveva uscire a fine dicembre. Si sono presi pure gennaio perché lo volevano migliorare, quindi immagino che sia vicino alla data di uscita, ma forse febbraio? Non lo so. Io direi di partire, spero che l'audio si senta, è la prima reaction che faccio, quindi vorrei che l'audio... Ecco, alziamo un po' il volume. Partiamo dal primo video in assoluto, che dura 1 minuto e 5. Ok, Poppy Pepe Time, capitolo 3, teaser trailer. Di più, questo è più di un anno e mezzo fa, quindi vediamo un po'. Io sono veramente curioso. Boom! There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Piccola guardia. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. Mamma mia, Clemson. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. Playcare. A child should never be left unloved. Ah, non fanno troppo Playcare. They don't have to hold when they see a monster in that closet. Make Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Ma una faccia. Bambini che piangono.
vabbè, 2023, perché doveva uscire il gioco nel 2023, però non è uscito. Questo si vede che era proprio un teaser, quindi però questa credo sia stata però la prima cosa che è uscita sul capitolo 3. Allora, si vede Agiwaki, piccolo Agiwaki, c'è una voce che non so se è Elliot Ludwig o forse un altro scienziato. Poi si vede una piccola mummy, eccola qua, Long Legs. Che qui si vede una cosa piccolina che non so che cos'è questa roba qui. Cos'è questo? Una manina? Cos'è? Boh, non lo so. E poi dice, questa voce dice che, sempre il discorso per quanto riguarda gli orfani, che quindi Playcare è l'orfanotrofio dove tenevano i bambini. Quindi i bambini stavano nell'orfanotrofio e salivano alla Game Station, come abbiamo visto nel capitolo 2. Facevano i giochi e in realtà, insomma, li testavano. E a quanto pare i migliori, come abbiamo ormai dedotto, diventavano giocattoli. E poi tornavano a Playcare, ok. Voglio risentire un attimo la parte finale. Ok, perfetto. Poi si vede questa roba che sembra una faccia, però cos'è, una maschera, una faccia, cos'è? È una maschera. Sembra la maschera che si metteva in Metro. Ve lo ricordate la serie di Metro, quella con i mostri che non si poteva respirare fuori? Quella che ti mettevi quando dovevi uscire nell'aria gelida fuori, c'erano i mostri che ti inseguivano. Poi capitolo 3 ci mancava solo il veleno. Vi immaginate gli enigmi con il veleno? Fantastico. Va bene, ok, questo è il primo teaser, immagino quanto la gente sarà impazzita per questa cosa già subito. Va bene, ok, passiamo al secondo. Perfetto, secondo Poppy Playtime Chapter 3 Teaser 2. Questo è uscito 6 mesi fa. Giustamente voi li avrete visti, no? Con tempi dilatati, quindi avrete avuto tempo per specularci sopra. Li sto vedendo tutti quanti insieme. Non so, spero che prenda bene questa reaction, ok? È la prima reaction che faccio, spero si veda tutto bene. Va bene, una cosa in bianco e nero. Ok, fuoco, il terreno deragliato, ci siamo. Playcare. Ok, questo è proprio il finale del capitolo 2. Vabbè, l'orfanotrofio. Che brutti segni per terra. Ok, un Agiwaki sbudellato. Non promette bene. Non c'è musica. Dei bambini non felici. Ok. Time for bed. Ok. Disegni brutti. La farfalla che è. Un telefono. Non ho mai visto il telefono, carino. Un telefono in proprietà, carino. Con gli occhi, sempre mettono gli occhi su qualsiasi cosa questi. Altri bambini tristi. Ok. Il mio nuovo amico Angel. Vabbè, ho letto Angel, che dopo lo leggiamo meglio. Wow, abbastanza creepy. Una testa di Agiwaki. Ok. Una zampa? Oh, che è? Fuoco? C2! Che è un drago? Chapter 3 Deep Sleep. Profondo sonno. Winter 2023, poi ovviamente non è uscito Winter 2023. Allora, qui c'è un pochino più di ciccia, vedo. Allora, all'inizio, ok, siamo noi. Playcare, ok, lo voglio rivedere un attimo. Questo è l'orfanotrofio, e fino qua. Quindi subito orfanotrofio, boom, ok. Qui c'è Agiwaki sbudellato, non vedo altri giocattoli morti in giro. Ok, questi sono bambini tristi. Ok, qui... Time for bed. Vabbè, tempo di andare a dormire. C'è sta brutto coso, una stella, no? Cioè, quel disegno strano. Qui c'è questo telefono che con gli occhi sempre. Ok, sus. The original save me, I rejoice. Qui c'è scritto vivo per servire il nostro angelo della salvezza. Ok, non promette bene. Qui c'è scritto il mio nuovo amico, qui che c'è scritto mi sta dando incubi, nightmare, ok. Questo è incredibile, la testa di Agiwaki impalata con il... Questo che cavolo è? Possibile... No vabbè, mi sta venendo un'idea assurda. Possibile che è il prototype? Perché vedi che c'è una mano lì? Che assomiglia vagamente alla mano del capitolo 2, no? Cioè, mi stanno venendo strane idee. Cioè, questo è fatto di tanti pezzi, quindi potrebbe essere il prototype, però non credo che il prototype te lo lancino a un teaser da trailer 2. Cioè, mi dà l'idea di qualcosa di un po' più epico, no?
Però strana sta roba. Oh, qui ci sono altre scritte sus. Non dimenticare l'ora, the hour of joy, l'ora del divertimento. Questa mano. Scusami, ho questi occhietti che non si vede niente. Poi c'è questa roba, boom, mi ha alitato addosso, che è rosso, rosa, non si capisce. E poi c'è il mega jumpscare incredibile. Non so, è un drago? Immaginate un drago giocattolo. Poi c'è questo. Figo, no, è rosso. Deep sleep, quindi sonno profondo. Sarebbe fighissima una mascotte drago, però non credo sia un drago. Sai, no, deep sleep, ci può stare che questo è una creatura che ha a che fare con i sogni, perché lì c'era scritto incubo, quindi non so, è una creatura che ha a che fare con i sogni. Cioè, capitolo 3 è più una roba mentale, sarebbe strano e figo allo stesso tempo. Cioè, questo affare ci alita addosso. Ah, ecco perché c'è la maschera! Forse la maschera antigas serve per pararci da sto coso? Passiamo al prossimo. Allora, terzo trailer. Questo è strano perché si chiama Smiling Critter Cartoon. E dalla miniatura piccola si vedevano delle creaturine colorate. Ok, vediamo che cos'è questa roba qui. Ok, vai. No, vabbè, ma che spettacolo, sono bellissimi. Ma sono bellissimi. Ma sono bellissimi. Smiling Critter, ma sono bellissimi. È un cartone animato veramente? No, vabbè, che spettacolo. No, vabbè, che spettacolo. No, le ossa! Vabbè, bellissimo. No, vabbè, ma che spettacolo. Questi sono i cartoni animati che facevano dei ragazzini. Cioè, credo che dormivano male. Ok, hanno paura del vento forte, della tempesta. Un elefante, un orsetto, un maialino, cane, un gallo? Coniglietto, io non ho letto, un elefante? Che è un gatto? Un gatto? Catnap! Gatto tu! È lui! È Catnap, ora di prima! Morti. Bene. Morti così? Allora. All'inizio è adorabile che ti fanno vedere che ognuno di loro fa le sue cose, a quello piace mangiare, a quello piace andare a servo, quello più intelligente, ok, fino a qua tutto ok. Domanda, questi sono i cartoni animati che facevano i ragazzini prima di andare a letto? Cioè, credo che dormivano male. E poi, ok, cioè all'inizio del cartone animato, questo tutto ok, mi devo ricapire questa parte qui. Cioè loro sono terrorizzati, bussano alla porta, è un gatto, con un tre, vabbè, è un gatto viola, ok. Gat, cat, gatto, nap non è tipo addormentarsi, no? Quindi il gatto del sonno. Please help us go to sleep, catnap. Cioè lo pregano per fare in modo che si addormenti. Lui vi alita questa roba orribile e loro muoiono. Impazziscono. Morti. Quindi nel teaser di prima era lui che ci faceva il jumpscare incredibile. Ok. O ci mettiamo la maschera o crepiamo instant kill, proprio. Bene. Guarda lui come ci guarda in maniera assurda. Quindi Catnap è il nuovo nemico. Se mi vedete perplesso è normale, perché non mi aspettavo che il cattivo fosse un gatto. Non lo so, mi immaginavo, sai, no. Cioè, siamo passati da Aggie Waggie, Mommy Long Legs. Beh, però aspetta, Mommy Long Legs era un ragno un po', quindi ci può stare un gatto peluche. Ok, andiamo al prossimo. Questo si chiama Catnap Recall VHS. Può aprire nel capitolo 3. Ok, questo durerà tantissimo. Ok. Ok, questo ricomincia come di prima. Ah, ok, inizia come quello di prima. Ok. Eh sì, loro hanno paura del temporale. Hey, il cavaliere. Okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Quello è un cane, quindi un cane, un coniglietto, un gallo, un elefante, un unicorno, un orso, un maiale. Ok? E lui è un gatto. Che aria minacciosa. Catnap! Catnap! Help us
let's go to sleep, Catnap. I need it, Catnap. Sleep. Ma loro sono felici che lui gli aliti questa roba addosso perché vogliono dormire. Però a me sembra che stanno a dormire. Morti. Non capisco se sono morti o se sono addormentati. Mi sembrano mortissimi. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. Okay. And like the others of his line, you just pull his little tail and... Ok, questo è il giocattolo che infatti ha la roba. Innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. Ok. Inside them, their little grinning Catnap doll has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotion. Ah, ok, hanno levato Catnap perché fa venire i bambini, ok. Will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Mi piace tantissimo cosa tipo telegiornale che ti spiega quello che è successo. Quindi questo era un cartone animato fatto per celebrare il fatto che uscivano questa serie di giocattoli che si chiamano i Smiling Critters. Ok, quindi questi sono giocattoli fatti per far addormentare i bambini. E lui dice che è stato levato dal commercio Catnap, infatti c'è la foto del prima e dopo, perché faceva venire gli incubi ai bambini. L'alito che Catnap faceva era diverso dall'alito che faceva l'altro. O forse lui era l'unico, non lo so questo. Però di fatto l'alito che faceva Catnap invece di far addormentare i bambini gli faceva venire gli incubi. Che tra l'altro c'era quel foglio con scritto Nightmare prima, ok? Ed è stato levato dal commercio. E poi finisce con questa frase super creepy che dice: nessun bambino è al sicuro con Catnap in giro. Ok, questo... rispetto a tutti quelli che ho visto fino adesso, questo è quello che mi ha fatto venire più hype per adesso. Questo, cioè già c'avevo hype prima, questo però. Ok, e poi vediamo se c'è qualcos'altro qui. Qui mi piace che si vede la fabbrica da fuori, questo è molto bello. Prima e dopo. Questo mi ha intrigato parecchio. Passiamo al prossimo. Ok, questo è di un mese fa, questo è l'ultimo trailer che c'è sul canale YouTube, a meno che, ripeto, non esca qualcosa nel pomeriggio, in caso ve lo metto dopo. Poi mi dà il capitolo 3, official game trailer number 1. Questo, vediamo, quello di prima mi è piaciuto tantissimo, vediamo un po' questo. Vai, vai, hype, vai. Vai sempre col cartone animato, va bene. Sta cosa del cartone, vedo che c'hanno, c'è stanno con sto cartone animato. La televisione, Godoverse TV, attenzione, citazione del canale del Godoverse TV. Immagini vengo citato nei video della Mob Entertainment, vabbè. Poppy? Ok, un televisore. The following message is for all Playtime Company employees. Ok. Have you heard the news? No, non ho sentito io. Ah, attenzione! Qui si vede che... forse io... Ma mica graficamente è spaventoso! Real Engine 5, baby! My Smiling Critters? Ok, fai mettere comodo. Prototype is God. È il suo dio? Che era un bambino trucidato? Io! Anche one is back? What the fuck? Oh no, enigmi nuovi. No, enigmi. Poppy è chissima. Vabbè, questo è fighissimo. Questo è il vero trailer, allora. Vabbè, ci sta, l'altro non teaser. Maschera antigas. No, vabbè, che aspettavo. Questo vado a ridere tre volte. Che era un cane, che era? Io! What the hell to you? Ma è gigantesco! Ma è gigantesco! Wow! Questo è il primo trailer vero, ci vedete del gameplay vero. Cioè, la prima cosa graficamente è da paura. Cioè, già il primo, dal primo al secondo, io nei primi episodi del secondo vi dissi che graficamente era migliorato. Ma questo, minchia, questo è Real Engine 5, baby, eh. Cioè, tutte le mani rovinate, l'ambientazione distrutta, cioè, graficamente fa paura questo rispetto. Cioè, questo sembra proprio una... Ok, graficamente over the top. Poi troppa roba, c'è una, la mano viola, che è la gravità. No, ve lo devo rivedere un attimo, ve lo devo dire. Che era Huggy Wuggy quello, senza denti.
No, è figo, dai, questo è fighissimo, cavolo. Ora certo non mi è da sorridere a 55 denti. Allora, hai sentito le novità? No, non l'ho sentita. Ok, buone, non voglio fare frame per frame, però... Allora, questo è l'orfanotrofio? Ok, ambientazione sus. Che è una cosa per le lettere? Scusate, che è una buca delle lettere, scusa? Sempre con l'occhio, oh, basta, mette l'occhio su tutto. Questi mettono l'occhio su tutto, vai. Questo. Ragazzi, la grafica. Tutto distrutto. Questa è la maschera a gas, che quindi c'è un item fisso? No, forse no, lo possiamo levare e mettere. Ok, smiling creatures. Cioè, me li comprerei, per carità, però... Questi bambini hanno sofferto. Oh, buono. Catnap è amico tuo. Vabbè, punti di vista. Catnap. The prototype is... Cioè, il suo dio è il prototype, quindi c'è un collegamento tra Catnap, però anche qui. Sono tanti Catnap, cioè sarà un Catnap come c'era una Piwagi e una Mami Longlegs che hanno, diciamo, una connessione sus. Questo, secondo me, è quella roba che si vedeva nel teaser in ombra, che io ho detto poteva essere il prototype, invece no, è una scultura. E tra l'altro qui c'è uno scheletro, c'è uno scheletro incredibile, tutti gli smiling creatures, qui c'è uno scheletro di un poveretto, qui c'è una Piwagi, qui c'è il braccio di Mami Longlegs, okay, c'è un Banzo Bunny, vabbè, ok, veramente brutto. Questo! Io prima ho detto che questo è un ragazzino, ma che, cioè, ma fammi capire. Cioè, quindi la differenza tra Catnap e gli altri è che è più intelligente, quindi parla tipo Mami Longlegs. Cioè, per fare questo a gente dentro vuol dire che è un next level, cioè di un altro livello. Cioè, un bambino massacrato? Oppure qualcuno che lavorava lì? Attenzione, potrebbe essere un qualcuno che lavorava lì dentro che è stato torturato male. Heretics, quindi vedi chi gli va contro. I bambini sono cresciuti affamati. Guarda i dettagli della manina viola. Cioè, con lei ci puoi saltare. Ok, ci sono delle piattaforme, noi possiamo saltare. Questo. Cioè, è Agiwagi. Cioè, è un Agiwagi senza denti. Quindi, quando è cascato con de faccia, ha perso i denti e l'occhi. Vabbè, sus, però Agiwagi is back. Mi mancava un po' Agiwagi. Questi bambini. Ecco, questo per chi conosce e ha visto gli episodi della Blind Run sa che io e gli enigmi non andiamo d'accordo. Quindi vedere che c'è addirittura le torrette che si girano mi fa pensare che gli enigmi del capitolo 3 ci metterò 40 minuti probabilmente per farli rispetto al capitolo 2, che già erano... Vabbè, ci siamo capiti. Ok. Kissimissi e Poppy sono bellissimi! Però perdonatemi, allora, Kissimissi quindi è buona. Ok, ci ha aiutato nel capitolo 2, va bene. Che io facevo pure la battuta che ci voleva mangiare perché magari ci odia perché abbiamo fatto male a Giwagi. Che penso sia suo marito, insomma, vabbè. Ma perché tutta sta pappa e ciccia con Poppy? Oh, ci hai abbandonato sul treno, ci hai deragliato da un'altra parte. Vuoi vedere che sono due Poppy? Questa somiglia alla Poppy che noi incontriamo all'inizio del capitolo, tutta sorridente, sono kawaii, sì, facciamo le cose così. Poi quando noi la salviamo nel finale, lei è completamente fredda con noi, ci odia, cioè, poi alla fine ci dice, no, sai, no, tu sei troppo perfetto, no, e ci cambia il percorso del treno e noi non andiamo più via e finiamo in questo posto orribile. Questa sembra la Poppy d'inizio, quindi ci sono due Poppy? Cioè, ci sono tante Poppy, quello che ho detto nell'episodio extra, del fatto che appunto la Poppy dovrebbe essere la figlia di Elliot Ludwig, come mi aveva scritto quel ragazzo su Instagram, che giustamente avevo, ci giravo attorno, però di fatto, insomma, vedetevi l'episodio extra dove ne parlo. Ah, ok, the hour of joy è arrivata, quindi l'ora del divertimento è arrivata. Di nuovo sto telefono, che abbiamo visto nel teaser, quindi c'è qualcun altro. Ok, qui ti puoi mettere la maschera quando c'è il fumo rosso, ok. Ok, qui Poppy dice, the prototype has to die, deve morire. Qui noi caschiamo in un baratro che sembra quello del capitolo 1. Il cane, il cane degli smiling creatures che ci insegue. Cioè, quindi fammi capire, ci abbiamo Catnap versione gigante e ci abbiamo i piccoletti che ci inseguono così. Delirio, veramente. Ecco perché devi saltare, perché magari devi skippare così. No, vabbè, terribile. For everything. E poi c'è lui. Cioè, ma è gigantesco. Cioè, a parte che sembra Slenderman fuso con un gatto. Io mi sto flashando delle robe assurde, tipo che questo coso, presente che ci sono i tanti buchi sul terreno, non è che questo mi fa cucù all'improvviso? Wow. Vabbè, c'ho un hype, mo ve lo giocherei adesso, però. Vabbè, spettacolo. Complimenti, mob. Bravo.
bravi tutti, non so che dire. Ragazzi, sono senza parole, sinceramente. È stato figo vederli tutti insieme. Certo, voi immagino avrete avuto mesi per speculare. Io, sinceramente, li ho visti tutti adesso insieme. Però gli ultimi due, questo è spettacolare. Questo quando si vede il gameplay, non c'è niente da fare. Io vi saluto, non so se ci sarà una parte 2. Se effettivamente oggi, secondo quei messaggi su Twitter, dovrebbe uscire il trailer finale. E niente, altrimenti ci vediamo tra poco. O ci vediamo tra poco, nel dubbio vi saluto, che cosa sia con voi e ci vediamo al prossimo video. Comunque è fichissimo. È veramente uscito. Che fortuna. È uscito da tipo 5 minuti. È uscito questo che è il trailer 2, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo trailer, a quanto pare. Questo sempre secondo Twitter ci dovrebbe essere addirittura la data di uscita. Io spero sia massimo febbraio, perché vedo l'ora di iniziare a giocarlo. E ripeto, io ho tutto in testa quello che vi ho detto prima, perché per me sono passate un paio di ore, però... Ripeto, se questo trailer è meglio di quello di prima... Cioè, da veramente urlare. Non lo so, questo dura pure 2 minuti e 13, quindi io direi di buttarmici immediatamente e niente. Twitter è impazzito, voglio cercare di vederlo subito prima che mi spoglio robe. Vai, 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 vai. Non lo voglio... Ok... Non mi sembravano felici quei bambini. Neanche questi. Project X 1188 play... Vabbè, lo leggiamo dopo, ok. Figo la cosa delle immagini. È gigantesco. È gigantesco. Cioè, ma graficamente è meglio del trailer di prima. Mamma mia, quanto è grosso. Vabbè, più o meno questo sono... Ok. Uno. Una pistola! No, voglio! Le possiamo sparare! No, vabbè, non, mi sembrava un bengala a me, pensate proprio. Che figo! Guardalo! Sì, vabbè, no! Gli enigmi, no! Che figata! Ma possiamo sparare! The Hour of Joy. Yo, guardalo come vince! Che cavolo è quello? Fantasma, pure i fantasmi che stanno! Guardalo come scappa quel merdina! Quel... Ok, sempre pissimissimo. Vabbè, ma che figa! Occhio, che gigante! All that awaits you are incomprehensible horror. Ma è diversissimo, c'ha le mani a Kiwaki! Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Yo! Welcome home. Welcome home è punti di vista, fratello. 24 30 Il 30 gennaio esce! Esce il 30 gennaio! Settimana prossima! Un attimo, io mi ero fatto tutta la scaletta dei video scritta lì. Voi la settimana... Io sto registrando il video il 24. Voi vedrete questo video settimana prossima. A sto punto io il 30 inizierò a registrare il capitolo 3, per forza. Dovrò iniziare a registrare per fuori. Volevo fare altri video, ma devo sostituire tutto. Inizierò la registrazione del capitolo 3, assolutamente. Però voi lo comincerete a vedere probabilmente il primo, forse? E io sparirò dai social probabilmente fin quando non inizio a registrare questo. Per questo, capirà, voglio essere ancora più super blinder su questo. Quindi io sparirò da Twitter. E sempre in quella settimana dovrebbe uscire il prologo di Elden Ring e il prologo della serie su Palworld, che poi ovviamente si stopperanno e partirà un po' più del capitolo 3. Poi a fine capitolo 3 ricominceranno Elden Ring, Palworld e tutti gli altri video. Ok, ok, ok. Poi mi annoto le cose. Allora, tornando qui, video lunghissimo, ragazzi, siamo mezz'ora di reaction. Epico come il trailer di prima, se non poco di più. Ah, ok, all'inizio, ok, con tutte le immagini va bene. Ok, qui c'è una cosa che voglio leggere. Chi è questo? Project Proposer Experiment 1188. Bigger Body Initiative. Iniziativa dei corpi grandi. Perché di lui si vede la faccia? Vabbè, interessante. Allora, ok, questa è l'area, quindi questa è la, come la Game Station, questa è l'area del Playcare. C'è un circo, una casa, quello è l'orfanotrofio, Toys, ok? Ci sono tipo 5-6 edifici. Mamma mia. Mi dà l'idea di essere gigantesco. Cioè, poi guarda gli interni. Questo mi intriga. Cioè, delle registrazioni fatte proprio con persone che si muovono è il futuro. Vedi, questo è un tizio che scappa dal fumo. Questo è il treno, sempre. Questo è un orso che ci guarda. Una statua. Poi c'è...
Poi c'è la voce di questo coso è fighissimo, cioè, ma che cavolo è? Cioè, ma li possiamo sparare? Non penso metteranno mai la cosa che li possiamo uccidere. Cioè, sembra un bengala, cioè, fa il fuoco. Cioè, mi fai capire che c'è talmente tanto buio che devo fare luce. Guarda che no, sta roba. Guardalo, non l'avevo visto, guardalo! Guardalo come scappa. Quindi c'hanno paura del fuoco. Home Sweet Home, Toy Store. No, e poi, ma è gigantesco sto posto. Sono 5 luoghi. Che dobbiamo raccogliere? Una chiave a 5 pezzi? Ma. Hanno cambiato la luminosità della manina verde. Quando vedo gli enigmi, capirei. Qui enigmi di salto più manina verde. Ma quante manine ci avevamo? 3 mani ci avevamo. No, guardalo, guardalo come. Questo. Vabbè. Ve l'ho detto prima degli enigmi. No? Non ne voglio parlare. Vabbè, non ho parole. Playcare è la sua chiesa. Ah, tra l'altro, ci abbiamo 5 cariche. Questa non l'ho capita perché c'è una macchinetta go-kart per sfondare la porta. Tipo Barry, cos'è la nuova Barry questa? Wow. Yes. The Hour of Joy. Questa cassetta deve essere importante, tanto sanguinata. L'ora del divertimento. Questo è fighissimo perché guardate questo tizio che scappa da Catnap. Questo che cavolo è? Un fantasma, cioè facciamo come Super Mario, sono i fantasmini di Super Mario. Cioè questa si avvicina se la vedi? No, te prego, no. Dio, ci stanno i jumpscare alle spalle. Questo mi dà l'idea che è il capitolo con più jumpscare di tutti. No, vabbè, dai. Che spettacolo. Cioè, sono terrorizzato e godoso allo stesso tempo. Questo è una fabbrica abbandonata. Meno male che scappano col fuoco, eh. La mia paura è che ci siano poche ricariche di sto coso, quindi magari devi fare tipo tutto il livello senza. Questo è Poppy con Kiss Missy. Tra l'altro, mo è buio, prima c'era la luce, vabbè. Questa cosa è assurda. Questa cosa è assurda. Aggiwaggi 2.0 is back, baby. Cioè, questo è un Aggiwaggi completamente mutato. Cioè, la faccia l'avevamo vista nel trailer di prima. Ma quindi ce l'hai i denti sotto, perché prima non c'era. Cioè, è senza occhi, con le dita. È gigantesco, sembra che ti insegue in questo specie di posto strano. Quindi pure Aggiwaggi c'aveva. Mamma mia. All that awaits you are incomprehensible horrors. I bambini che piangono, e poi Gatta, lui è fighissimo, Gatta, guardalo. È fighissimo, mi piace tantissimo, tutto scheletrico, tutto cattivo. Intanto c'ha questa aura che è tutto questo fumo, è fighissimo, è poi gigantesco. È tantissima roba. Esce il 30. Non ho parole, ho una voglia di giocarlo che non vedete, anche un terrore di giocarlo, sinceramente. È stato fighissimo vedermeli tutti quanti insieme perché. Ho visto proprio l'evoluzione, certo voi avete avuto probabilmente più tempo per vederli, però preparatevi che quando avrete questo video settimana prossima inizierà poi proprio il capitolo 3. Io spero, e per una volta sarò quasi puntuale, anche se probabilmente molti miei colleghi riusciranno a pubblicare i video il giorno stesso, io purtroppo no, perché per quando li registro e li edito non ce la faccio, però purtroppo dai. Spero di almeno far uscire i primi 2 episodi nella settimana, forse anche 3 nella settimana in cui esce, così magari riesco a essere puntuale per una volta su qualche cosa. Ragazzi, vabbè, pure con Palward più o meno, dai, vabbè. Ok, comunque, ragazzi, che il caso sia con voi, ci vediamo prossimamente dentro Playcare e conosceremo Catnap e io ho paura e godo allo stesso tempo.